volentieri soprattutto era presente il Comitato Cittadini per l'Ambiente Rurale, che raccoglie decine di aziende agricole della Val d'Arda che ieri davanti alla provincia di Piacenza hanno esposto i loro prodotti, frutta, verdura, miele, salumi, tutti i prodotti che sono a forte rischio nel caso il progetto venga approvato, perché evidentemente un conto è acquistare prodotti biologici che si sa provenire da una valle salubre, altro conto è se il consumatore sa che quei prodotti sono fatti a poche centinaia di metri dal camino di quello che sarà un inceneritore di fatto. Che cosa è emerso ieri? Ieri in conferenza dei servizi c'è stata l'audizione dei sindaci dei comuni di Morfasso e Castellarquato, che era stata richiesta dall'altro sindaco che appoggia i comitati, che è il sindaco di Lugagnano, Jonathan Papamarenghi. In conferenza ricordiamo che siedono ARPA, AUSL e Provincia di Piacenza, che sono gli enti pubblici tecnici, poi c'è l'azienda e c'è il comune di Vernasca, che è il comune su cui risiede lo stabilimento. Ieri sono stati auditi i sindaci di Morfasso, Paolo Calestani, e il sindaco di Castellarquato, Ivano Rocchetta, che hanno espresso ciò che avevano già scritto nelle loro osservazioni presentate a marzo insieme a quelle dei comitati. In più, la conferenza dei servizi ieri ha valutato la richiesta del sindaco di Lugagnano di avere un'istruttoria pubblica al progetto, quindi un momento in cui l'azienda presenti pubblicamente il progetto e le persone possano tutte intervenire con osservazioni, domande o puntualizzazioni. Questa richiesta è stata ieri per la prima volta accettata, quindi si prospetta che in novembre ci sarà una giornata infrasettimanale in cui ci sarà questa istruttoria pubblica e chiunque potrà partecipare. Ci pare di capire che all'interno delle istituzioni ancora non si sia entrati per bene negli argomenti, nel senso che sappiamo che ARPA e AUSL stanno facendo degli studi, delle loro analisi, per capire, per riuscire poi a valutare quello che è il progetto. I comitati hanno mandato decine, quasi una ventina in questo momento, di lettere che puntualizzano degli errori che l'azienda ha compiuto nel progetto, errori matematici, frasi sbagliate, spiegazioni che non sono corrette. Evidentemente la mole di lavoro è tanta, quindi le istituzioni stanno iniziando a studiare la nostra situazione attuale, stanno cercando di fare il possibile, non siamo ancora entrati nel vivo, tant'è che sappiamo che il procedimento doveva concludersi più o meno entro il 20 di novembre, in realtà abbiamo allungato i tempi, siamo riusciti a far allungare i tempi, si pensa che il progetto verrà valutato definitivamente entro dicembre 2015, quindi fine anno.